Ciao a tutti ragazzi da AgroLollo204 e benvenuti nel terzo episodio della serie Sosnovska. Come vedete, non ho più le impostazioni della Season Mod. Perché ragazzi? Perché ragazzi, praticamente la Season Mod non funzionava per una roba legata al salvataggio e quindi l'ho dovuta disinstallare. Comunque, oggi, oltre che andare avanti con i lavori, stavo andando avanti qui con questo che avevo messo qui l'operaio e mi ha fatto tutto un disastro di là, mi ha fatto male le zolle. E oggi vedremo anche per la prima volta il nuovo DLC di Farming Simulator, il Precision Farming DLC, che lo potete scaricare gratuitamente sul mod hub. E adesso andiamo a vedere bene. Intanto, prima di cominciare il video, vi ricordo di lasciare like e iscrivervi al canale. Detto ciò, partiamo. Questo è la nostra cartina dell'agricoltura di precisione. Come potete vedere, non so come si fa mo a mettere il suolo. Cioè, ci sono. Allora, qua ti indica i tipi di suoli: sabbioso, franco, franco argilloso, limoso e via dicendo. Però non capisco come si faccia a mettere il coso, il colore. Vedete, abbiamo anche il il pH 4. Abbiamo il pH, l'azoto, la rendita del, cioè la resa del raccolto e così via. Inoltre, qui dove vedete il laboratorio, possiamo campionare il terreno. E inoltre abbiamo anche nella categoria oggetti posizionabili queste qua, guardate. Oggetti posizionabili varie, mi sembra. Sì, eccole qua. Sono queste qua, edificio RTK, che serve per migliorare il segnale GPS dei veicoli e lavorare meglio seguendo il campo. E anche questo. Cioè, abbiamo una più grande di base RTK. E abbiamo anche uno strumento per campionare il terreno che è questo qui. Guardate, lo abbiamo qui attaccato al mio trattore. Si tratta di un Ispria Scout che ti permette di analizzare il terreno. E adesso voglio andare proprio a, come si dice, a campionare un pezzo di terreno nel campo 25, che è quello dove stavo lavorando io adesso. Quindi andiamo sul campo 25. Diamoci una bella. Anzi, dov'è che è il campo 25? No, eccolo lì. Andiamo. Allora, dunque, vediamo un po' come funziona l'attrezzo. Poi, se non mi ricordo qualcosa, mi vado anche a rileggere la guida. Dunque, allora, dispiega l'unità di rilevamento del suolo. Dispiegata. Abbassa l'unità qui, ok. Preleviamo il campione. Ok. Inviamo i campioni al suolo per le analisi. A un laboratorio presto vedrai i risultati sulla mappa dei tipi di suolo. Ok, dai. Ok. Vediamo se ci dice qualcosa sulla mappa. Ok, il pH ce lo dà tra il 6 più o meno, tra il 5,75 e una piccola parte di verde che è 6,25, che è tipo che è già un pH, cioè un pH, se non mi non vorrei dire una cavolata, mi sembra acido basico, ma non mi ricordo perché il pH si misura con una scaletta. E allora il campione me l'ha analizzato, quindi perfetto. Qui abbiamo il pH, vediamo un po' anche se ci dice il terreno. Abbiamo azoto. Azoto non c'è nulla, ragazzi, nulla. 0 kg ad ettaro, niente. Raccolto 0% ovviamente perché ovviamente non abbiamo ancora fatto nulla. I tipi di suolo abbiamo un franco sabbioso e un terreno franco, cioè nella parte dove vedete lampeggiare la freccia dell'omino è franco sabbioso, invece l'altra parte dove c'ho l'altro trattore è franco. Più ragazzi, oggi
oltre a vedere qua come funzionava questo, andrò a fare poi altre analisi ad altri terreni. Comunque, continuiamo qui a lavorare dove stavo facendo io. E oggi, ragazzi, ho intenzione di comprare un trattore nuovo. E se vi ricordate il primo episodio, vi avrei detto che avevo detto che vi avrei comprato il nuovo trattore, che era il Same. E quello là, il Same, come che, l'Argon, il Same Argon. E dunque, ho voglia però di pensare in grande, ragazzi. Oggi compriamo un trattore più potente. E vi faccio vedere già qual è, ragazzi. È questo qua. Anzi, no, non è i trattori medi, eccolo qua. Ed è proprio questo qua, ragazzi, guardatelo. Guardate qua. Allora, dov'è che è? Eccolo qua, vedete? È un trattore, mi sembra, non so quale marca, ma vediamo se c'è scritto. Buh, mi sembra tipo un marchio russo, comunque è troppo bello. Abbiamo una potenza di 165 cavalli. Secondo me è un po' troppo poco per un trattore di queste dimensioni. Questo trattore per me avrà come minimo 300 cavalli e passa. Ha 315 litri di capacità massima del serbatoio, una velocità massima di 30 km/h. Allora, non l'ho ancora provato, però appena lo compro vediamo un po' che performance ha questo trattore. Comunque, continuiamo a fare qua, che come vedete non sono partito da dove ero prima, ma da qui, perché l'operaio, come vi ho detto, mi ha fatto un disastro, mi ha combinato tutto un disastro, mamma mia. Comunque, lasciando perdere un attimo anche farming, ho anche in mente di fare qualcosa per Natale. E però è una sorpresa e quindi non vi svelo nulla. Ok. Certo che per fare sto campo dovrò noleggiarmi un trattore più grande, lo prendiamo e ci siamo qui. Però un coltivatore più grande me lo dovrò pur prendere, perché questo ha una larghezza di, mi sembra, 2 o 3 metri, non mi ricordo. Poi vado a controllare. Però, ragazzi, credo che queste cose che ci siano sul DLC Precision Farming sarebbero un po' come la mod del Curse Play, questi edifici che ti permettono all'operaio di seguire bene la traiettoria del campo, perché questa mod del Curse Play è solamente per PC, cosa che io non ho. E vabbè, poi vedremo un attimo poi più avanti di piantare qua uno di quegli edifici, così l'operaio è ben, diciamo, sa bene che percorso fare. Non lo so se dobbiamo impostarlo noi il percorso o andrà lui automaticamente, perché se lo faccio andare adesso mi combinerebbe un disastro, mi va a destra, a sinistra, tutto a zig zag. Cioè, proprio questo, queste prei mi sa che assumo, non sanno fare nulla, sanno fare nulla. E adesso mi dovrò arrangiare da solo. Certo, ci vorrà tanto, ma almeno sono soddisfatto di finire il lavoro. Dunque, volevo fare una cosa adesso, cioè provare un attimo a vedere se l'operaio va, perché pensavo di racimolare un po' di soldi. Vediamo se lasciandolo questo qua un attimo per controllare, perché adesso ho in mente di andare in fattoria a prendere l'altro trattore, questo, ecco, per tirare l'altro rimorchio che ce l'ho ancora al negozio, che lo devo recuperare.
niente, anzi, è un rimorchio abbastanza grande della Valselli che non credo ce la faccia tirare. E quindi, ragazzi, ufficialmente chiamiamo il bestione. Quindi, chiamiamo qui il nostro bel bestioncino. Perché effettivamente ora ci ho ripensato e quel trattore non ce la fa a tirare quel rimorchio. Guardate, vediamo. Colore, cerchione, design. Vediamo, cambia colore. Che lo facciamo? Rosso. No, facciamolo verde. Così e basta. Vabbè, possiamo anche cambiare la targa, ma non interessa ben poco. Idraulica, lasciamo i 3 punti. E basta. Compra. Vabbè, tanto questi soldi sono facilmente recuperabili. Ed ecco qua, ragazzi. Guardate, perfetta combinazione tra Russia e Italia. Adesso 3, 2, 1, andiamo ad accendere. Madonna mia! Per un attimo temevo che quello era il suo sound, invece è proprio il motore di avviamento che è troppo rumoroso. Però aspetta, vediamo un attimo anche lo spegnimento. Sì, accettabile. La cosa che non mi convince tanto è l'accensione. Perché come vedete il motorino di accensione fa un botto di rumore, primo. Secondo, allunga soltanto l'avviamento. Adesso trainiamo qui il nostro bel rimorchietto. Vediamo. Vai così. Andiamo in fattoria a vedere, a prendere un po' di cose. Andiamo a prendere un po' di qualcosa da scaricare giusto per fare un po' di soldi. Comunque, questo trattore mi dà già subito un'impressione di robustezza, potenza. Insomma, questo trattore mi sembra abbastanza equilibrato. Molto equilibrato come trattore questo, eh. E questo, ragazzi. Oddio, lì c'è un contrappeso. Mi sa che ce l'ho lasciato io che mi sono incastrato qua prima con l'altro trattore. Mi sono dimenticato di ripristinarlo. E vabbè. Non posso metterlo a questo trattore perché, come vedete, non è munito di sollevatore anteriore. E niente, adesso dovrei andare lì al silos, che è qui praticamente. Forse la velocità potevano alzarli almeno a 40 km orari, che adesso così è veramente troppo poco. Allora, dov'è che si fa? Allora, mi sembra inizia riempimento. Niente, mi ha solo fatto il carburante, mi ha rimesso. No, aspetta, qui non c'è il coso dove ti riempiono le cose, la tramoggia dei cereali. Dall'altra parte. Adesso andiamo a fare il riempimento, come cacchio si dice. Oh! Madonna mia, certo che guidare con un rimorchio così e un trattore snodato è difficile se fai delle curve troppo strette. Allora, la tramoggia è praticamente dis. Riempimento, vediamo. Allora, vediamo se il silo è vuoto. Ma come è vuoto? Ma io ti ammazzo, dai. Ma che cavolo è? Dai, ma che brutta sorpresa è! Mi aspettavo fosse pieno, dai! Vabbè, fa niente. Non fa niente, andiamo anzi a vedere che sta facendo l'altro operaio. No! No, ve l'avevo detto, ragazzi, era una brutta idea lasciarlo. Dai, su. Fatto abbastanza, già fatto danno. Ok. Madonna mia. Ragazzi, quanto mi fa incazzare questo, guardate. Adesso vedrò di fare quest'altro terreno. Andiamo almeno un po' avanti. Poi vedrò se in questi giorni riuscirò a finire. Perché vorrei portarvi anche un episodio. Il giorno di Natale, cioè la vigilia, vorrei portarvelo. E
Vorrei portarvi un episodio la sera della vigilia e poi un episodio lo vorrei fare anche il giorno di Natale e uno anche l'ultimo dell'anno. Solo che prima c'è tanto lavoro da fare qui. Dobbiamo comprarci un bel tanti soldi perché voglio comprarmi anche il recinto per i maiali. Perché mi serve un po' di letame. E i maiali sono gli animali perfetti perché mangiano di tutto. Mamma mia, ragazzi, è veramente una roba nonsense. Poi, come sicuramente avrete notato, dal primo episodio i veicoli sono cambiati, eh. Ho cambiato anche le impostazioni di gioco perché ho messo, come ho detto l'altra volta, il direttore agricolo, non so se l'ho detto, però per sicurezza lo dico ora, dove ho comprato tutto il terreno, le cose. Poi abbiamo anche un pascolo da falciare con una bella falciatrice, poi facciamo anche i balloni. Però per fare questo ci servono rimorchio, forca per balle, imballatrice e falciatrice. E dato che siamo senza season mod, possiamo farlo quando vogliamo e poi l'erba mi pare che nei pascoli ricresca da sola. Oppure la puoi mettere nel campo, la puoi seminare tu. Poi c'ho anche di là un altro campo che nell'altro campo non mi ricordo più cosa ho seminato. Mi pare il mais, se non mi ricordo. Non vorrei dire una cavolata. Ok, vabbè, quella striscia ci penserò io un'altra volta. Allora, comunque, adesso. Dunque, se il video vi è piaciuto, comunque, vi chiedo di lasciare like e iscrivervi al canale. Detto ciò, ragazzi, non mi resta che augurarvi soprattutto buone feste e soprattutto un buon anno nuovo. E ragazzi, da Grollo per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!